Vi ricordate il security team di Trenord? Quello voluto da Maroni e dall'assessore ai trasporti, che avrebbe dovuto proteggere il personale e i passeggeri dei treni lombardi, ma che non poteva farlo perché era formato solo da steward e non da guardie giurate. Nel 2015 Regione Lombardia e Trenord avevano stanziato 7 milioni di euro per la sicurezza sui treni, che fu poi affidata senza gara alla società privata GF Protection, quella stessa società che poi assunse 150 vigilantes che non erano guardie giurate e che quindi non potevano intervenire in caso di aggressioni sui treni. Ma non è finita qui, perché dal 2011 al 2014 sempre la GF Protection faceva già affari con Trenord, in quanto le erano stati affidati ben 7 appalti per un valore di 5 milioni di euro, anche qui sempre senza gara. E addirittura pensate che in quegli anni uno dei proprietari della GF Protection era un certo Alessandro Fazio, recentemente finito agli arresti grazie a un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano per fondi neri derivanti da fatture false emesse da un'altra delle sue società operante sempre in campo sicurezza e destinati, udite udite, ai clan di Cosa Nostra. Regione Lombardia dovrebbe operare un controllo attento e costante sull'azienda Trenord, perché è un'azienda controllata da Regione Lombardia, ma soprattutto perché riceve ogni anno 400 milioni di euro dei lombardi. In realtà Regione Lombardia se n'è sempre lavata le mani, e quando il Movimento 5 Stelle chiedeva conto di come venivano spesi i soldi per il servizio di vigilanza sui treni, le risposte che abbiamo ricevuto sono state tutte del tipo: non possiamo entrare nell'autonomia imprenditoriale di Trenord. Io non voglio più che succeda che se chiedo a Trenord di controllare, di poter visionare un contratto d'appalto, mi risponda che io non sono autorizzata. Ma se non hanno niente da nascondere, perché non ci forniscono questi dati? Praticamente Regione Lombardia chiude gli occhi e se ne frega altamente di come Trenord usa i soldi pubblici. Siamo stanchi di questa gestione miope di Trenord e di come vengano sistematicamente sprecati i soldi pubblici. E ci domandiamo anche come mai Trenord possa continuare da anni a fare affidamenti di servizi senza gara. Servizi che peraltro vengono spesso affidati ad aziende invischiate nel malaffare e che assurgono alla cronaca solo grazie all'inchiesta di qualche magistrato che va a scoperchiare il loro sistema di spartizione degli appalti. Ed è per questo motivo che alla prossima seduta d'aula chiederemo al governatore Maroni di darci spiegazioni credibili, non il solito ritornello evasivo di sempre. Pretendiamo che siano individuati i responsabili e che Regione Lombardia, una volta per tutte, cominci a controllare seriamente cosa succede nell'azienda Trenord. Mandando di questo passo, e finché ci sarà la Lega a governare la Regione Lombardia, purtroppo il trasporto pubblico ferroviario lombardo è destinato al tracollo.